firmato il protocollo d'intesa per la concessione gratuita al Ministero dell'Interno del primo piano del mendicomio di Via dei Cristallini, che sarà destinato ad attività sportive rivolti ai giovani del Rione Sanità. Già nel luglio del 2018, grazie alla collaborazione della Polizia di Stato all'interno della Basilica di Santa Maria alla Sanità, è stata inaugurata una palestra di box che ha consentito di avviare percorsi di accompagnamento e di presa in carico di numerosi ragazzi a rischio. L'affluenza crescente dei giovani nel quartiere ha fatto emergere la necessità di una sede in grado di accoglierne un numero maggiore all'interno della terza municipalità. Grazie alla firma del protocollo d'intesa, poi, il gruppo sportivo Fiamme Oro da oggi potrà accompagnare alla pratica gratuita del pugilato e dello judo i giovani del Rione. Soddisfatti il questore di Napoli Alessandro Giuliano e il presidente del gruppo sportivo Fiamme Oro Francesco Montini. La polizia fa questo qui a Napoli da anni in realtà, soprattutto attraverso le Fiamme Oro, con il coinvolgimento di giovani di tanti quartieri di questa città e della provincia in tante discipline sportive e anche andando nelle scuole, incontrando i ragazzi, incontrando le persone per la strada. Questo perché noi riteniamo che la prevenzione si svolga sì con le nostre volanti, ma anche stando vicino alla gente, soprattutto stando vicino ai giovani. Le Fiamme Oro hanno proprio come fine statutario, previsto dal 2017, quello di perseguire la legalità attraverso lo sport, quindi non solo l'alto livello, non solo i grandi campioni come Vincenzo che vincono medaglie alle Olimpiadi, ma anche strutture sportive dedicate all'attività giovanile, strutture sportive che tendono ad attrarre giovani, a toglierli dalla strada, a praticare sport che sono particolarmente attrattivi per i giovani, quale ad esempio il pugilato, il judo, anche gli altri sport di combattimento, dove i ragazzi vengono praticando le nostre strutture anche a ottenere una palestra di vita oltre che una palestra sportiva.